Fiamme a Notre Dame, fiamme nel cuore di Parigi, mai le avremmo immaginate. Dopo ore e ore con i vigili del fuoco al lavoro, 400 persone sul posto, alle 4 del mattino le fiamme sono state domate, la cattedrale è ancora in piedi magicamente, ci siamo svegliati in parecchi, con tanta ansia, ma la vediamo in piedi, il tetto però non c'è più. Titoliamo adesso su Repubblica It, domato il fuoco, il tesoro della cattedrale salvo, corsa alle donazioni, si guarda già al futuro. In studio con noi, benvenuto a Corrado Augias. Grazie, buongiorno. Corrado, grande esperto di Parigi, di storia dell'arte, di monumenti, ha scritto un libro su Parigi meraviglioso, sui segreti di Parigi, ha appena dedicato una puntata a Parigi con le sue città segrete che potete recuperare su Rai 3, su Rai Play. Ha scritto un pezzo oggi su Repubblica che vi consigliamo, Il tesoro perduto, un tempio tormentato nei secoli da mostri e fantasmi. Ci torniamo tra prestissimo, perché in collegamento con noi in questo momento, Corrado, c'è Marco Billeci, eccoci, che è lì da ore e ore, finalmente non si vede alle sue spalle il falò, ma molto cielo grigio e un'atmosfera plumbea. Marco, raccontaci. Sì, buongiorno, buongiorno Giulia. Sì, quella che vedete alle mie spalle è come si presenta la cattedrale di Notre Dame all'indomani dell'incendio che ha distrutto il tetto e parte dell'edificio. Quelle che vedete sono le impalcature che sono ancora in piedi, al cui centro si trovava la Puglia che è crollata nelle immagini che ieri hanno fatto il giro del mondo. Al momento la situazione è questa: la piazza, come vedete, è transennata dalla polizia e dai pompieri. Non si può entrare perché, come forse riuscite a vedere alle mie spalle, in questo momento i pompieri stanno lavorando sulla facciata di Notre Dame, la facciata che non è stata colpita dall'incendio, ma quello che stanno cercando di verificare i pompieri in queste ore, e ci hanno spiegato che serviranno giorni, forse settimane, prima di completare questo lavoro, è capire se ci possono essere o ci sono stati dei cedimenti strutturali che possono provocare altri crolli. Per questo in questo momento la piazza è chiusa al pubblico. Pubblico esterno, persone che invece si sono radunate, vedete sempre alle mie spalle, a centinaia in queste ore fuori dai confini della piazza che ospita Notre Dame. Ci sono tantissimi parigini, ma anche tantissimi stranieri, tanti che si fermano a fotografare, ma anche a parlare, cercano di chiedere informazioni. Insomma, come ci ha detto un parroco della parrocchia qui vicino, questa è un'occasione che sicuramente rappresenta una tragedia per Parigi, ma che è stata anche un'occasione per unire la Francia, che invece, come sappiamo, in queste settimane è stata attraversata da grosse divisioni. Marco, si parla già di disastro colposo, ovviamente è prestissimo per parlare di cause reali, ma quali sono le ipotesi in campo? Il mondo è attonito, è rimasto sconvolto. Com'è possibile che le fiamme si mangino il tetto di Notre Dame? Sì, ovviamente, come dici, è ancora prestissimo per parlare di ipotesi. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, però al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un disastro causato da una causa fortuita. Si parlava di un possibile cortocircuito, ma insomma su questo non ci sono conferme, però ecco, non di un gesto volontario, di un gesto doloso. Da sottolineare anche che nell'ora in cui è scoppiato l'incendio, ieri sera, in teoria, almeno teoricamente, anche se su questo si sta ancora lavorando alle verifiche, non c'erano più gli operai sulla struttura, erano già andati via. Gli operai comunque sono stati interrogati nella notte per provare, ecco, a chiarire in qualche modo come sia potuto succedere che Notre Dame abbia preso fuoco. Ecco, ma non si esclude un atto vandalico, voglio dire, se non terroristico. Non è in questo momento la pista prevalente. La pista prevalente è quella appunto di una causa involontaria, di una causa colposa. Dunque, al limite è la mancata prevenzione, la mancata previsione di che cosa fare in caso di un evento del genere. Certo, ricordiamo che appunto tutte le impalcature che vedete alle mie spalle sono presenti perché in queste settimane Notre Dame è stata e è oggetto di lavori di restauro, quindi è probabile che la causa sia da ricercare
in qualcosa legato a questi, a questo tipo di lavori, qualcosa che evidentemente non ha funzionato come, come doveva. L'altra cosa che vi volevo dire è che in corso in questo momento c'è una riunione del governo francese per capire quali possono essere i primi passi della ricostruzione. Macron l'ha detto stanotte, il presidente francese, che stanotte è venuto qua a Notre Dame per il primo sopralluogo all'interno della cattedrale, l'ha detto: ricostruiremo già da domani, quindi già da oggi, e il governo sta provando in queste ore a dare seguito a queste parole. Marco, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro. Marco con, è anche un videomaker, un ottimo videomaker, sta mandando materiale al nostro sito. Corrado, intanto ha citato l'aguglia che compare appunto, che è caduta precipitosamente, simbolicamente spezzandoci il cuore a un certo punto della serata tra le fiamme, che viene ripresa nel tuo pezzo. Ha un significato particolare? No, l'aguglia ce n'erano due, adesso ce n'è una sola. Una è questa, e una è quella della Sainte-Chapelle, che sta adiacente al Palazzo di Giustizia, sempre sull'isola. Queste guglie gotiche sono particolari, noi non le abbiamo nella nostra architettura, né in quella rinascimentale né in quella barocca. Che cosa voglio dire? Che sono guglie di una straordinaria leggerezza e finezza, ma di conseguenza anche fragilità. Perché, come vedi, è tutto un traforo, un merletto, basta niente. Ma aveva un cuore di legno? Sono strutture sicuramente di legno, non c'è né cemento armato né pietra. Sì, qualche ornamento di pietra c'è, ma la struttura è lignea, quindi brucia come uno zolfanello. Delicatissimo. Anche perché fa da camino, non so come dire, convoglia le fiamme verso l'alto. È la stessa ragione per la quale non bisogna prendere l'ascensore quando c'è un incendio in un edificio, perché un tubo vuoto fa da cappa di camino e porta sulle fiamme. È una delle innovazioni che sono state apposte alla chiesa nell'Ottocento? No, la guglia c'era, anzi, nell'Ottocento viene distrutta. Ecco, questo si può dire, se posso avere indietro la mia matita, questo si può dire. Durante la Comune, nel 1871, quando la cattedrale di Parigi venne pesantemente danneggiata, già lo era stata durante la Rivoluzione Francese, nel 790-91, nel 781, 90 anni dopo, viene di nuovo danneggiata e in particolare la guglia viene demolita. Quindi questa che vedevamo fino a ieri mattina era una guglia rifatta nella seconda metà dell'Ottocento. Seconda metà dell'Ottocento. Qui tocchiamo un tema sensibilissimo, perché una buona parte della cattedrale era stata ristrutturata nell'Ottocento e da un personaggio molto particolare, che è amatissimo ma anche criticato. Ci racconti? Io lo amo molto. Stiamo parlando di Eugène Viollet-le-Duc, che era architetto, storico dell'arte, disegnatore, scrittore, un genio. Era un genio il quale si mise in testa di ridare volto al Medioevo francese, compreso Parigi e compresa la cattedrale di Notre Dame. Faccio un esempio. Chi va in Francia a fare una gita, per esempio, a nord di Parigi, dalle parti di Compiègne, dove venne firmato il famoso armistizio, poco lontano c'è un castello che si chiama Pierrefonds. Beh, quello non c'era niente, c'erano quattro ruderi. Viollet-le-Duc ha edificato un castello che sembra quello di Ludovico di Baviera, cioè tutte torrette, passaggi segreti, merlature strane. Napoleone III, che era notoriamente un uomo di pessimo gusto, ne fece la sua residenza imperiale, è il castello di Pierrefonds. Qui, sulla cattedrale, Viollet-le-Duc ha rifatto molte delle statue che erano state decapitate, qualcuna ancora c'è, decapitate durante la Rivoluzione. Durante la Rivoluzione si erano state ghigliottinate le statue dei santi nel furore rivoluzionario. Ha arricchito
l'edificio, le balaustrate superiori di 54 figure mostruose. Vediamo dall'alto il giornale perché è proprio un dettaglio importante. Dove, dove lo vediamo? No, la regia ce lo fa vedere, tu ce lo indichi con la tua super matita. 54 figure mostruose, qui ce n'è una, che vengono spesso fotografate dall'alto per dare Parigi sullo sfondo di queste figure mostruose, che si chiamano gargouille e che dovrebbero essere delle gronde, dare sbocco all'acqua incanalata sul tetto perché getti al di là delle murature per non fradiciarle. In realtà non sono gronde, sono finte gronde, sono delle chimere, come vengono chiamate, che sono un parto della fantasia di Viollet-le-Duc. Io mi sono permesso di scrivere che sono delle chimere che alla luce di quanto è accaduto ieri diventano quasi un presagio. Un presagio. E quindi questo rifacimento dell'Ottocento, che per alcuni è, ma insomma era stata fatta nell'Ottocento, non è una cattedrale che ha avuto tanti secoli, è un ulteriore elemento di preziosità del sì, monumento. No, ma calma. Certo che era stata larga, per esempio il tetto era stato rifatto nella seconda metà dell'Ottocento, salvo qualche trave. Quello che è bruciato ieri era un tetto vecchio di qualche secolo, non di un secolo, quanto è, mezzo. Non è quello. È che questo incendio ha un alto valore simbolico. Perché la cattedrale di Notre Dame, in base a una legge della laicità, detta della laicità del 1905, che separa nettamente in Francia lo Stato dalla Chiesa Cattolica, la cattedrale, la proprietà giuridica della cattedrale è dello Stato, della Repubblica Francese. La Chiesa Cattolica ne ha la gestione. Ecco, però, nonostante questo, un simbolo forte come questo qui interessa sia i cattolici, sia i non cattolici, sia tutti gli europei, sia gli atei. Se bruciasse la Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, o se bruciasse il Duomo di Milano o la Cattedrale di Bologna, queste sono perdite che colpiscono il mondo tutto, ma in particolare l'intera Europa, perché queste sono le tracce, religiose o laiche che siano, di un nostro passato, che abbiamo passato insieme, che abbiamo vissuto drammaticamente alle volte insieme, e che fa la nostra storia, di più, che fa la nostra anima di europei. Per questo lo sgomento davanti allo spettacolo di ieri non è come le Torri Gemelle. È stato detto le Torri Gemelle tragedia di vite umane, che qui, grazie al cielo, non c'è stata. Ma le Torri Gemelle erano fresche, giovani, e rappresentavano il commercio, la vitalità commerciale degli Stati Uniti. Qui è bruciato un pezzo dell'anima dell'Europa. Repubblica e altri oggi hanno parlato di vatero del nazionalismo, di sgretolamento, Niola, dell'identità europea, quasi che questo incendio potesse diventare un simbolo di quello che accade. Secondo me invece, guarda, nella tragedia e nello sgomento, questa cosa rinforzerà la partecipazione, potrebbe, condizionale, potrebbe rinforzare la partecipazione alle elezioni europee. Addirittura? Sì, credo, almeno, certo non tutti, nelle persone più avvertite sì, perché è una ferita di tutti e le ferite uniscono. Forse anche un incendio che ci ha svegliato, oltre che sulla nostra identità da ritrovare, sulla nostra attenzione da ritrovare, perché la vecchia Europa dà per scontato una serie di tesori che forse non guarda neanche più. Quanti nella notte hanno riguardato Notre Dame e l'hanno ripensata, hanno riscoperto come si pensa, se si pensa che cos'è l'Europa da questo punto di vista, è uno scrigno. Tutta l'Europa è un gigantesco scrigno di tesori, e ci appartiene, e noi ne siamo cittadini, la condividiamo, no? Sono pensieri che raramente facciamo, perché poi l'Europa significa anche le dimensioni delle galline ovaiole, ma l'Europa è anche questo, non è né una costruzione politica né una costruzione giuridica,
è un pezzo vivo della nostra storia. Una storia che Notre Dame incarna e che tu hai ripercorso oggi. Quanti momenti della storia di Francia e d'Europa ci sono nascosti qua dentro? Guarda, tanti, ovviamente tanti, perché soprattutto la storia di Francia, dalla terza crociata che venne qui annunciata, le sconfitte, le vittorie che vennero qui anche con riti religiosi ricordate. Ma c'è un... Se potessimo vedere per un attimo il quadro di... Lo possiamo vedere il quadro di David, che si chiama Le Sacre de Napoléon? Vediamolo, eccolo. Guardate, questo è un quadro sterminato, è una tela sterminata. Questo qui, ne ho riportato nell'articolo le dimensioni, è un quadro qua. Ho segnato l'evento di 600 metri per 610 per 970 centimetri, 6 metri per quasi 10. 6 per 10, via, diciamo. 6 d'altezza, 10 è un quadro formidabile, il più affollato di personaggi che David abbia scritto. Ma quello che ci interessa sono la figura di Napoleone al centro, sulla destra, che è già incoronato, si è già incoronato da solo. Dio me l'ha, la famosa frase, Dio me l'ha data, qua chi me la tocca, e è colto nell'atto in cui sta per incoronare sua moglie Josephine con le sue mani. Ma alle spalle di Napoleone c'è una figura sbiadita di un uomo in posizione rassegnata, umile. Quello è Pio VII, vestito di bianco, alle spalle dell'imperatore, con un pastorale in mano. È Pio VII, Papa di Roma, che era andato da Roma a Parigi per partecipare ad una cerimonia nella quale l'arroganza di Napoleone lo riduce a un ruolo di comparsa, perché non fa niente. C'è stata la messa prima di questa cosa che lui ha celebrato. Dopodiché Napoleone gli ha detto: Santità, si metta da parte che ci penso io. Più adesso faccio la caricatura. Certo. Quella è una cosa che ci riguarda molto, perché viene celebrata a Notre Dame, ma le sue ripercussioni arriveranno fino a Roma col Papa. E quindi la cosa... Un momento bella, della storia clou. Roma, tra l'altro, era appena uscita da un periodo di occupazione francese, dalla quale ricavammo non pochi benefici. E attenzione, perché quei pochi mesi di occupazione francese di Roma... Vado avanti, io posso... Beh, qui parte un capitolo di storia infinito. Fermami. Però voglio dirti un'altra cosa, perché ora abbiamo messo a fuoco il valore storico, è passata anche la Rivoluzione Francese, me l'hai citato, dalla cattedrale di Notre Dame. Volevo chiedere la tua opinione su ricostruzione o meno. Macron, lo risentiamo un attimo anche in francese, era veramente scioccato, giustamente scioccato nella notte. Scioccato, deve essere scioccato. Et pour la perte Alors, in je vous sé. Le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. L'ufficiale francese è grandiosa. Purtroppo a noi manca quel tipo di retorica civile, da noi non c'è. C'è sì e no nella Chiesa, ma riguarda i fedeli. Ma questo sguardo l'abbatteremo, lo chiedono i francesi, lo chiede la storia. La nostra età, la storia, lo merita la nostra storia. Tra l'altro gli si poteva suggerire di fare certo una sottoscrizione nazionale, come ha detto, ma estesa per chi voglia all'Europa. Al mondo intero. Al mondo intero, perché quello poteva essere a dare 10 euro
Vabbè. Poi, i miliardari Arnaud Pinot hanno già detto 100 milioni. Sì, sì, no, hanno già dato molto. Fiumi di denaro. Arriveranno fiumi di denaro. Ma quello che volevo chiedere a te è una domanda banale per te, lo so, però ricostruzione tale quale o no? Perché anche chi ha detto, i francesi hanno detto cercheremo i più grandi talenti. Questi fanno una Non credo. No. Escluderei. Tanto più che se, come chiama il presidente, dobbiamo rifarci alla nostra storia, è stata ricostruita tante di quelle volte durante la storia che una volta di più. Poi queste cose vanno rifatte tale e quali, non c'è dubbio. Anche noi in Italia abbiamo fatto benissimo, adesso non mi ricordo. La Fenice l'abbiamo rifatta addirittura andando a ricercare gli stuccatori che sapessero fare quel tipo di trattamento sulle balaustre. Giustamente, e altre cose vanno rifatte come erano, com'era, dov'era. Anche apposta a Venezia il campanile, quando venne giù all'inizio del Novecento, poi è stato rifatto tale ponte quale. Di Pavia sul fiume Ticino, buttato giù dopo la guerra, quelle vanno rifatte tale quale. Era già un falso, se la vogliamo giudicare così. Già non era gotico il tetto. Non era gotico, era stato fatto nell'Ottocento, quindi lo rifanno, diciamo, nel 2020. Quindi va ricostruita dov'era e com'era. 10 anni ce la fanno, secondo Invece te? Una cosa che ho sentito che mi ha colpito ed è ingiusta, che i pompieri sono arrivati tardi. Non è vero. I pompieri si sono comportati, come spesso fanno i pompieri anche in Italia, benissimo, con grande valore e perizia. Sono arrivati in tempo, solo che lì, guardiamo questa immagine, davanti alla, dove stanno le due torri, davanti alla cattedrale c'è un largo sagrato, come si dice, dove possono manovrare, ma intorno, dietro e dall'altra parte, a parte le scaffalature del restauro, non c'è spazio, non ci possono arrivare i mezzi, perché lo spazio è strettissimo, c'è subito il muro e il fiume, e allora non si poteva, hanno dovuto fare miracoli per arrivarci. Se primo, secondo, a un certo punto si è detto mandiamo un Canadair. Per fortuna quella idea sciagurata è stata. Il Canadair sgancia di colpo tonnellate d'acqua. Guardate le pareti di una cattedrale gotica. Sono più i vuoti dei pieni nelle pareti di una cattedrale gotica. Tanto è vero che bisogna rinforzare con questi archi che si chiamano arc-bouton, archi rampanti, per tenerle in piedi, perché sono alte e fragilissime. Tonnellate d'acqua buttate lì. Avrebbero fatto collassare la struttura. Ma c'era poi, il serio che hanno fatto un sistema di isolare e annegare, no? Bagnare, e così hanno protetto anche alcuni tesori dentro la chiesa, annegandoli. Sono stati bravissimi, grande perizia. Grande perizia. Noi poi non siamo abituati, è l'ultima domanda che ti faccio, a vedere il fuoco in una cattedrale, in una chiesa, ma nella storia ce ne sono stati tanti. Beh, oddio, di incendi. C'è stato l'incendio della Sindone a Torino. La Sindone. Quello poi, sì. Sulle sì. Cattedrali io pensavo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, su Reims. Sì, ma a Reims, per noi sì. Il fuoco è guerra, non abbiamo mai visto fuoco nelle chiese, se non per guerre, atti di violenza. Ci sto pensando, perché non è così. No, pensavo all'emotività nostra, popolo che vive nella pace è disabituato al fuoco. Sì, no, noi abbiamo avuto incendi devastanti e non ci dimentichiamo, anche con molte vittime umane. Durante la guerra non ne parliamo, a cominciare dal delittuoso, criminale bombardamento di Monte Cassino, fatto dagli anglo-americani, che distrussero un'abbazia e la sua biblioteca con un danno, in quel caso, irreparabile, perché non si è potuta ricostruire l'abbazia, ma la biblioteca con manoscritti è andata in fiamme. Però lo shock che abbiamo vissuto... Beh, durante la guerra tutto cade, tutto si distrugge. Pensate qualcosa è stato... Il bombardamento di Roma del 19 luglio 43, quando venne colpita la Basilica di San Lorenzo, anche lì ricostruita, oggi c'è, sta lì in piedi, però non è quella medievale, antica, è fatta nel XX secolo. La storia muore, l'importante è che non scompaia, l'importante è che poi in qualche modo si riaffacci.
Tu, Corrado Augias, come l'hai vissuta questa nottata? Beh, l'ho vissuta scrivendo il pezzo, che voglio dire, dal punto di vista tecnico, a parte tutte le considerazioni, è complicato scrivere un pezzo mentre l'evento è in corso, perché non sai come va a finire. Allora, i pezzi di giornale che durano un giorno, anche se devo dire la verità, questa copertina di Repubblica di oggi è bellissima e credo che potrebbe diventare una specie di, non un manifesto, ma un ricordo. È bella, è molto bella, molto drammatica. I colori anche sono venuti bene nella stampa. Devo dire l'unica cosa che sto nella pubblicità, ma d'altra parte... Non c'è più. Però abbiamo scritto non c'è più. Non c'è più quella Notre Dame lì? Beh, certo. Il mondo sconvolto, Notre Dame non c'è più. Certo, non c'è più quella Notre Dame, ce ne sarà un'altra. Grazie ancora ad Augias, a chi ci ha seguito. Continuiamo a seguire la storia di Notre Dame, della nuova Notre Dame, sul nostro sito. Grazie. Grazie, Giulia.